Goretti, a proposito della squadra, della sua squadra, diceva oggi che il Perugia per agganciare i playoff deve cambiare mentalità. Ti chiedo, quella dell'Avellino dimostrata col Bari è ineluttabilmente inattaccabile. Magari c'è da fare qualche sottolineatura, ovviamente considerando sempre che ogni gara è una storia a sé stante rispetto a quella di Lanciano, ma ritieni che possa esserci anche per la tua squadra questo cambiamento in vista di questa gara col Perugia? Noi siamo sempre stati in grado di offrire in questo campionato su 30, su 31 gare 27-28 di altissimo livello, quindi abbiamo, al di là delle 8 sconfitte, ne abbiamo sbagliate 3 e mezza, 4 di gare, quindi ci metterei la firma, no? Affinché in queste ultime 11 gare la squadra facesse gare meno positive un paio di volte, quindi abbiamo già avuto una grandissima continuità di rendimento e lo dimostrano assolutamente i risultati. Che la gara di Lanciano sia stata una gara meno positiva rispetto a quella naturalmente fatta col Bari, questo è indubbio, però fa parte della nostra struttura, quello che io dico da mesi. Ci sono squadre costruite per vincere i campionati e quindi ci sono giocatori che hanno vinto i campionati di Serie B. Noi non abbiamo nessun giocatore che ha vinto il campionato di Serie B, l'ho vinto solo io, ma non vado in campo. Quindi significa che sto cercando di costruire piano piano una struttura mentale e fare in modo che questi ragazzi riescano sempre ad andare oltre i propri limiti in ogni gara. Questo credo che è stato un concetto che ho sempre ribadito, ho sempre detto che se noi riusciamo velocemente ad azzerare quanto di buono o di meno buono fatto nella gara precedente e riuscire a dare e quindi andare oltre i nostri limiti in ogni gara, ce la giochiamo e possiamo fare il risultato contro chiunque. Nel momento in cui fai una gara un po' leggermente sotto, o perché comunque gli avversari si sono dimostrati in quella gara, in quel frangente, in quel momento storico più bravi di te, naturalmente fai fatica a fare il risultato. Quindi noi dobbiamo capire chi siamo e noi lo sappiamo all'interno, però vogliamo fortemente continuare ad alimentare questo sogno. Quindi io quest'anno non mi sono mai nascosto quali erano gli obiettivi, ho sempre detto che questa squadra è meritatamente in questo momento terza in classifica, vogliamo se possibile migliorare, ma vivendo la giornata. E quindi sappiamo, siamo consapevoli, abbiamo una voglia matta di dare il meglio di noi stessi in ogni gara per cercare di arrivare il più in alto possibile. Se ciò non dovesse succedere, perché forse gli altri sono stati più bravi di noi, ne prendiamo atto, consapevoli che anche, almeno fino ad oggi, stiamo disputando un campionato straordinario. Massimo, a Lanciano, rispetto alla strepitosa gara vista in casa contro il Bari, è mancato molto, cioè si è vista un'altra squadra. È stato probabilmente dovuto a una sommatoria di prestazioni negative dei singoli o anche a un'evidente carenza di qualità, cosa che invece si era espressa in maniera palmare contro il Bari? No, è stata una, in generale, una prestazione leggermente meno positiva della gara col Bari, questo è indubbio, non possiamo assolutamente nasconderlo. Però i ragazzi so che hanno dato tutto perché sentivano tantissimo questa gara e a volte il sentire troppo una partita e il non saper gestire determinati momenti ti fa scendere in campo molto contratti e ti dà una sensazione brutta, no? Diversa di una squadra che sembra aver lottato un po' meno rispetto all'avversario. Non è stato così, il campo ha detto questo, però ho parlato molto con i ragazzi, erano molto contratti, sentivano molto la partita, avere altri 1200-1300 tifosi al seguito, avevano un grande senso di responsabilità e questo l'abbiamo un po' pagata sotto l'aspetto proprio mentale della serenità. Eravamo pesanti di testa, di gambe, di tutto. E poi abbiamo trovato dall'altra parte un avversario che con grandi motivazioni, che ci ha
ha vinto quasi tutti i duelli, questo l'ho detto anche sabato dopo la gara, e quindi ha vinto meritatamente. Senti, sul piano strettamente tecnico-tattico, sarebbe risibile, addirittura bugiardo, spiegare la metamorfosi tra Bari e Lanciano con la mancanza di Sbaffo. Ma quanto ti è mancato Sbaffo nella partita di Lanciano? Ma questo è sempre difficile dirlo, perché la squadra praticamente sotto l'aspetto tecnico ha giocato pochissimo, e quindi nel momento in cui tu giochi poco, di conseguenza qualsiasi tuo movimento o qualsiasi giocatore tu hai dalla tre quarti in su non sarebbe stato innescato, perché quello che avevamo preparato, soprattutto la superiorità con i due centrali contro l'unica punta avversaria, e noi non l'abbiamo mai fatto, quindi abbiamo per 95 minuti lanciato palle lunghe, e quindi anche se ci fosse stato Sbaffo credo che la palla non l'avrebbe mai presa. Quindi ripeto, abbiamo interpretato male la gara, ci sta, archiviamo e pensiamo al Perugia che è meglio, dai. Massimo, che cosa bisogna temere del Perugia? Ma tutto, come noi temiamo tutto delle squadre avversarie. Una squadra di grande qualità, gioca un ottimo calcio, propositivo, molto offensivo, gente di personalità, un giusto mix tra esperienza e freschezza giovanile, una squadra che alternato, non ha avuto grandissima continuità di risultati, è partita fortissima, ha avuto un momento di sbandamento, adesso ha ripreso a camminare in maniera vertiginosa, e quindi dovremmo essere bravi a limitare quelle che sono le loro qualità, soprattutto tecniche, e rivedere in campo, insomma, la squadra che ha battuto il Bari. Questo è sicuramente la cosa più importante. Mister, meglio nell'interpretazione delle fasi, possa essere un possesso tra le linee, non 4-2, meglio Schiavon o Sbaffo come completezza, come calciatore a 360 gradi per caratteristiche? Ma è normale che Sbaffo ha sicuramente delle qualità tecniche, quindi riesce meglio a muoversi tra le linee. Cosa che però aveva anche fatto intravedere Schiavon quando l'avevo impiegato il secondo tempo a Terni, e naturalmente nelle prove settimanali che io continuamente faccio, e quindi era l'unico interprete per poterlo sostituire. Ripeto, non è stato mai messo in condizione di poter giocare, e anzi quelle due o tre volte che lui si è buttato molto bene senza palla, aperto i varchi, non è mai stato servito, quindi naturalmente Sbaffo riesce a interpretarlo in maniera perfetta quel modulo, quel ruolo, e Schiavon credo che lo possa sostituire degnamente. Senti Massimo, a proposito di centrocampo, mi viene in mente di porti questa domanda. A fronte di una crescita costante, evidente, di Zito, è scomparso così? È un problema di condizione fisica o cos'altro? No, lui aveva avuto un problema al ginocchio, quindi lui per due settimane, quindi per quasi tre partite, perché alla fine è quella settimana che abbiamo giocato tre partite, lui aveva avuto con la Ternana un leggero una stiracchiatina del collaterale, quindi poi dovendo giocare due partite successive nell'arco di pochissimo tempo, naturalmente avevo preferito naturalmente sfruttare sia Zito che la buona verve del momento di D'Angelo, e di conseguenza di non rischiarlo ulteriormente. Adesso sta bene, quindi è totalmente a disposizione per poter essere comunque impiegato. Bene.